diciamo sempre questi incontri con tutto l'argomento sulla DOMS, che sono veramente poco tempo fa, quindi proprio grossissimi dati evoluzionali da poi in qui, se non che abbiamo avuto la selezione dal Ministero dei beni culturali, la quale puntando magari la volta del centenario, così saremo qui a sembra una battuta, ma in realtà una cosa non riguarda la serie di bambini, ma riguarda tutti gli istituti storici italiani. Siamo arrivati a 1.600, 2.000 euro come finanziamento annuale per questi istituti. La loro Spaziniani questo è molto privilegiato perché non ha detto che c'è lo Stato che gli altri istituti storici che hanno 50.000, 100.000 euro di debito storico, 300.000 euro di offre più, quindi ci sono dei diversi livelli di utilizzare, noi siamo forse tra le decisioni tutti fortunati per questo, da questo punto di vista, perché noi non abbiamo questo problema pregresso. È chiaro che è una situazione non accettabile, non degna. Io continuo a sperare che il sostegno che il Ministro ha espresso in l'occasione a un progetto che possa mettere in equilibrio la DOMS Mazziniana in qualche modo la realtà. È un progetto, come vi dicevo, che è diverso da quello del Ministro precedente, però è un progetto del tutto verosimile, del tutto possibile, sperando che cosa succeda perché questo ministro è carico, quindi sono pochissimi come potete immaginare perché qualcosa succede. Dal punto di vista del nostro funzionamento come Domus, come dicevo anche nel grande incontro, nell'introduzione del incontro precedente, con Roberto Balzani, lo stato della Domus è che ora è abilitata, autorizzata, certificata e collaudata, quindi tutti gli aspetti burocratici che sono stati sistemati finalmente. La DOMS è stata aperta in passato senza autorizzazioni per esserlo, ora ha le autorizzazioni, ma dato che ha le autorizzazioni, ora viene richiesta una cosa prima della richiesta, cioè del personale con, come dicevo l'altro scorso, il personale che ha avuto riferimento alle emergenze mediche, il soccorso e per poi due persone in particolare ci devono essere per cosa che diciamo dei vigili del fuoco. Voi sapete quanto monta il personale della DOMS, 0 persone, e quindi c'è un cortocircuito. Possiamo finalmente essere aperti, ma non possiamo essere aperti perché non abbiamo le persone per essere aperti. Questo è il motivo per cui ci vediamo qui e non riusciamo a visitare la DOMS tuttora a Squadrese e così via solo perché utilizziamo un'impresa che non soltanto fa la guida ma garantisce anche questo tipo di servizio. È una situazione che io spero si possa risolvere rendendo appunto strutturalmente più stabile la DOMS secondo le linee che abbiamo già discusso varie volte e spero che avremo un testimone con il nuovo anno. La conferenza di questa sera, come dicevo poco fa l'attore, contiene davvero molte parole tutte impegnative, infatti sono tutte maiuscole, dalla regione, della parte, della società. Davvero non sanno come senso di intensa necessariamente. Il relatore è Daniele Nozzi, professore di ambito e contemporanea, qui in scuola normale. È insegnato in varie università, è stato anche nostro preside, del dipartimento a Firenze. Quello che è particolarmente importante è che è membro e coordinatore del comitato scientifico della DOMS Mazziniana, nonché presidente degli archivi della
superiore. Le due cose nel disegno che noi abbiamo dovrebbero essere correlate, dovrebbero essere uno degli strumenti che potrebbero funzionare meglio senza avere due risorse che sono i passati che stiamo cercando di avviare. Do quindi la parola a Daniele, scusandomi ancora che non possiamo essere consegnati, che ha soprattutto un effetto pessimo, perché se fossimo da Roma io mi perderei, e se non fanno non mi perdo, perché vengo sul piatto che non so che stancamente mi perdo la conferenza. Quindi buona serata di voi, grazie ancora per venire e approfitto, spero che non faccio l'inizio non alla fine vorrei, per farvi gli auguri per la testa e per l'anno nuovo e fare tutti insieme per lui che lo consegniamo per tutti. Buonasera. Allora appunto il tema di questa sera, come diceva il direttore, è un tema impegnativo, cercherò di svolgerlo ma rimanendo strettamente legato alle fonti e poi cercando di trarre qualche riflessione, qualche considerazione sui documenti. E comincerei proprio con la citazione di un passo, tratto da un articolo pubblicato sul primo fascicolo del primo numero della Civiltà Cattolica, cioè il quindicennale della Compagnia di Gesù, che usciva in Italia nell'aprile del 1850. È un brano lungo, quindi avrete un po' di pazienza, anche perché il linguaggio è un linguaggio ottocentesco, per di più di un gesuito ottocentesco abituato ad usare il latino più che non l'italiano, dunque non è esattamente un linguaggio scorrevole e fluente, però mi pare un brano particolarmente interessante perché l'autore, Matteo Liberatore, uno dei gesuiti che avevano dato vita alla civiltà cattolica, che giocherà un ruolo importante nel proseguo della storia italiana, seguendo con particolare attenzione le vicende dell'unificazione e in particolare i processi economici dell'unificazione e della rivoluzione industriale. Matteo Liberatore, vi dicevo, analizzava in questo brano quella che lui chiamava la rivoluzione italiana, cioè appunto il processo di unificazione nazionale, indicando appunto che, sostenendo che la rivoluzione italiana aveva avuto come suo tratto essenziale, come tratto caratteristico fondamentale, la trasposizione sul piano politico e sociale del cristianesimo. E appunto analizzato i diversi aspetti che, potremmo dire, il Luogo 48 aveva presentato sotto questo profilo. Cito allora il brano. Nel corso della rivoluzione italiana del Luogo 48, la religione non era altro che la civiltà, e le sue leggi non altro intendevano che di procurare con successivo progresso l'affrancamento dei popoli. La missione di Cristo, il quale veniva regalato nel nome di gran filosofo, si fu di predicare i diritti dell'uomo, l'uguaglianza civile, per esporre le genti al futuro stato di compiuta emancipazione. Il sacerdozio veniva riconosciuto purché si atteggiasse alle idee del progresso e riponendo il suo ministero nel promuovere l'incivilimento politico in cambio del regno dei cieli evangelizzasse ai popoli la beatitudine sociale, l'amore patrio, l'indipendenza nazionale e invece dei vizi li accendesse i popoli a combattere lo straniero. Il Vangelo era santo, ma i suoi insegnamenti dimoravano nell'odio dell'assolutismo, nel debito di stabilire la democrazia, di promuovere la felicità e la gloria d'Italia, aggiunto la promessa della salute eterna a chi profondesse a tale scopo vita e sostanze. Quindi le voci più sacre torcevansi a senso profano e in profano uso si convertivano le cerimonie, redenzione e riscatto, frasi dedicate a significare l'emancipazione del gran genere dalla sua vita
schiavitù di Lucifero non suonavano oggi mai che affrancamento d'Italia dal dominio straniero. Il carcere subito per cagione politica si antimandava a battesimo. Chi da quello veniva tramutato sulle galere era salutato del titolo di confessore e del nome di martire veniva decorato se avesse avuto la sorte invidiata di finire sul campo per ferro in nemico. Apostoli erano i banditori del novello evangelico. La croce, fatta distintivo di buoni guerrieri che propugnavano la santa causa, il pulpito convertito in biconcia di politiche arbitre, della grazia fondamentalmente, le benedizioni sacerdotali unicamente implorate a consacrare e santificare la vita, le azioni di grazie, le messe di rete a significare i tributi delle sognate vittorie o il compianto degli eroi che a prezzo del proprio sangue le comperavano. In breve, uomini per i quali le più reverenti cerimonie erano state o un gergo intangibile o un oggetto di scherno, le studiarono e le praticavano fino al solerchio quando poterono renderle espressione di fanatismo politico. È un ramo, come vedete, significativo con il quale si descrive, in maniera analitica quello che il liberatore leggeva durante il corso appunto del lungo quarto. Il liberatore aggiungeva subito dopo il brano che vi ho letto che questa descrizione che aveva fatto della rivoluzione italiana costituiva un fatto, diceva, noto, patente, irrecusabile. Ed invitava, se qualcuno nutriva dei dubbi a questo proposito, a leggere gli articoli di Mazzini. Rinviava appunto, Mazzini veniva definito come rappresentante di una setta, cioè grande supremo di una setta che voleva leggere una nuova chiesa. Mazzini rinviava gli articoli di Mazzini che aveva scritto sull'Italia del popolo per dimostrare che questo carattere appunto non era un carattere della rivoluzione italiana che si era inventato, ma era qualcosa di effettivo, di pratico, di concreto che era davvero avvenuto. Oggi gli storici, gli studiosi di storia non nutrono più molti dubbi che la descrizione di Liberatore corrispondesse ad alcuni fatti effettivi di quello che era davvero successo nel lungo 48. E cito solamente due cose, tanto dare qualche riferimento. Da un lato gli studi di Emilio Gentile, certo non concentrati sul Risorgimento, ma che hanno appunto inteso vedere che nel lungo processo i temi della sacralizzazione della politica hanno mostrato come il fatto che la religione secolare, la religione civile e anche la religione politica costituisca un elemento che ha accompagnato dalla rivoluzione francese fino ad oggi il farsi di una modernità politica che dopo aver proclamato l'autonomia dell'uomo nella costruzione del consorzio civile pone in essere un richiamo alla legittimazione trascendente del politico in quanto pare incapace di costruire autonomamente il politico stesso. La sacralizzazione della politica costituisce un dato che ha accompagnato la modernità politica, da un lato la rivendicazione di autonomia nell'organizzazione della comunità, dall'altro lato ricerca continua di una legittimazione trascendente a quella comunità politica che pure si vorrebbe affondare in maniera autonoma. Dall'altro lato, negli studi di uno studioso noto qui a Pisa, quello di Alberto Barbandi, hanno evidenziato che tra le figure profonde, quello che chiamano le figure profonde, che caratterizzano il discorso sulla nazione per tutto il mondo risorgimentale, vi è anche la sua qualificazione, richiamo la sua qualificazione in termini sacrali. Non è un caso appunto che il processo di unificazione venga richiamato, venga definito Risorgimento, cioè con un termine con cui significato originale, etimologico, attinge al linguaggio religioso, cioè significa appunto resurrezione, così come Bandi lo hanno dimostrato a più riprese, che l'azione di propaganda a favore dell'unificazione nazionale è spesso definita nei testi apostolato, la guerra di indipendenza, l'abbiamo
visto nel brano citato, è definita crociata, i morti per la causa nazionale diventano i martiri che appunto rendono testimonianza ad una causa che è una fede, la fede politica nella unità d'Italia. Gli attivisti per l'unificazione nazionale sono appunto chiamati confessori, cioè un termine ancora una volta attinto al linguaggio religioso, perché appunto sollecitano la comunità politica a risvegliarsi, a comprendere quello che viene definito il mistero della appartenenza nazionale. Dunque, appunto, questi studi hanno chiaramente mostrato come vi sia un intramaso tra il linguaggio religioso e il linguaggio politico durante l'unificazione nazionale. Ora, i recenti studi, appunto, fanno sì che la pagina di Liberatore non venga facilmente, superficialmente ricordata come qualcosa che non ha a che fare con quel processo storico, con il processo storico del Risorgimento. E tuttavia il riferimento a Mazzini come prova dell'asserzione, come prova concreta che il Liberatore dava della fondatezza documentaria delle sue asserzioni, ci pone più di una domanda. Io quindi inviterò a oltre due cercare di dare una risposta a due di queste domande. La prima domanda è se in Liberatore, lo avete visto nel brano, la parte finale del brano che vi ho letto, se la tesi appunto che avanza Liberatore di un uso strumentale della religione da parte di dei patrioti, in particolare da parte di Mazzini, corrisponda ad una realtà. È evidente che questo tipo di tesi, quella appunto di uso meramente strumentale della religione come ricorso ad un linguaggio che è capace di comunicare, e quindi si vuole ricorrere a questo linguaggio per comunicare l'appello alla unificazione nazionale, senza ovviamente dare nessun credito al suo contenuto vero, al suo contenuto effettivo, al suo contenuto religioso, appunto, se per questo tipo di prospettiva che il Liberatore propone in termini del suo brano corrisponde effettivamente a ciò che riteneva Mazzini, a ciò che Mazzini stava operando. Non è una domanda puramente retorica, e se voi pensate all'interpretazione che della religione di Mazzini ha dato ad esempio Francesco De Santis, questa domanda è una domanda vera, una domanda effettiva. Insomma, per De Santis il Dio di Mazzini era un Dio veramente politico, cioè un Dio costruito perché in una situazione sociale dominata dalla larga diffusione della religione cattolica, in cui soprattutto nelle campagne l'influenza del clero era una influenza decisiva, si trattava appunto di costruire una immagine religiosa capace di attrarre popolazioni che erano impregnate di questa visione. Dunque non è una domanda puramente superficiale questa. Ecco, accanto a questa domanda, cioè al fatto che sia un uso strumentale del linguaggio religioso da parte di Mazzini, se il tema della religione della patria sia semplicemente un espediente comunicativo per raccogliere consenso di tipo puramente propagandistico, oppure non sia qualche cosa d'altro. Accanto a questa domanda credo che possiamo porre un'altra domanda, cioè la domanda se quando il Liberatore faceva riferimento a Mazzini per descrivere appunto questi aspetti del motto risorgimentale, descriveva esattamente quello che Mazzini pensava in termini compiuti, oppure se era appunto una visione puramente parziale, se insomma il nesso tra religione e nazione, che come tutti sappiamo è ben presente in Mazzini, se questo nesso era un nesso che si esauriva nella lettura che ne faceva Liberatore, oppure se invece la religione mazziniana della patria comprendeva qualche cosa d'altro, era qualche cosa di diverso rispetto a ciò che Liberatore ci proponeva. Cerco allora di rispondere a queste due questioni, a queste due domande, facendo riferimento appunto in particolare ai testi mazziniani, o ad altri testi mazziniani. Allora,
prima questione, la questione della strumentalità della religione della patria in Amazzini, credo che si possa dare una risposta partendo dalla lettera che Mazzini indirizza a Pio IX l'8 settembre del 1847. È una lettera che è particolarmente nota, mi è stata spesso rimproverata, mi è stata rimproverata da Mazziniani, mi è stata rimproverata in particolare da Francesco Crispi, che appunto vede in quel documento la testimonianza di una disponibilità di Mazzini a sacrificare gli ideali, in primo luogo l'ideale repubblicano, pur di raggiungere un obiettivo, l'obiettivo della unità. E in effetti appunto è una lettera in qualche modo, se volete, stupefacente, perché Mazzini offre al Papa, in termini si potrebbe dire giovertiani, diverso naturalmente dalla proposta giovertiana, però insomma l'esito politico finale sembra quello, cioè Mazzini offre al Papa la presidenza dell'Italia Unita. È una lettera in cui Mazzini offre in qualche modo uno scambio. Se Ernastai Ferretti esprime in maniera netta, in maniera chiara, una parola di benedizione nei confronti del processo di unificazione nazionale, se appunto il Papa propone questa sua legittimazione religiosa della unità d'Italia, allora Mazzini e tutti i mazziniani si daranno da fare sotto la sua egida per raggiungere questo obiettivo unitario. Dunque è abbastanza evidente che lo scopo immediato, lo scopo dell'unità è uno scopo che prevale su ogni altro, allo scopo appunto di mettere il Papa a capo della nuova e unitaria paese che Mazzini ravveggia. Ma proprio in questo documento, cioè il documento che più è stato rimproverato come tradimento, come indizio delle sue oscillazioni politiche, anche dei suoi tradimenti, insomma delle sue visioni, proprio in questo documento mi pare che sia evidente come non vi è in Mazzini nessun uso strumentale della religione, non vi è un ricorso al linguaggio religioso come linguaggio propagandistico, come linguaggio che deve raccogliere ed organizzare consenso. E invece questa cosa qui dalle battute iniziali della lettera, nelle quali Mazzini si autopresenta al Papa, gli vuole mostrare il suo volto, la sua immagine, per cercare di rimuovere le false voci che sono state probabilmente fatte arrivare su di lui per cancellare le immagini che il Papa ha, anche in qualche pezzo naturalmente, forse il Papa avrà sentito parlare di lui, ma naturalmente appunto cerca di cambiare il modo in cui Mazzini è stato presentato al Papa. E lo fa appunto in questi termini, e vi cito queste parole iniziali: adoro Dio, dicevo, io sono questo, io adoro Dio e una idea che mi parla di Dio, d'Italia, una, angelo di unità morale e di civiltà progressiva alle nazioni d'Europa. Credo profondamente in un ordine divino che noi dobbiamo cercare di realizzare qui sulla Terra, in una legge, in un disegno provvidenziale che dobbiamo tutti, a seconda delle nostre forze, studiare e promuovere. Mi pare che in queste parole si delinei la tesi che non si tratta di ricorrere alla religione per la formazione della nazione come momentaneo strumento di organizzazione del consenso attorno al progetto di unificazione nazionale. Perché? Perché la nazione è essa stessa un fatto religioso. La nazione è qualcosa che appartiene al disegno divino, che si tratta appunto di interpretare e di attuare.
Del resto Mazzini lo aveva già scritto nel 1835, quando sulle pagine di una rivista svizzera, Esilio appunto aveva scritto su questa rivista svizzera, la Jeune Suisse, aveva scritto una serie di riflessioni che costituiscono l'inizio delle sue considerazioni, del suo approfondimento del tema della nazione. E qui appunto aveva ripreso, è un passo credo molto importante che vale la pena di citare, di ricordare, perché ci aiuta credo molto a capire la visione di Mazzini. Mazzini in questi articoli, in questi brani, riprende in termini sintetici le due grandi tradizioni culturali che l'Ottocento aveva definito in materia di definizione della nazione, cioè la tradizione di tipo naturalistico, la nazione è qualcosa che è costituita da unità di lingua, di territorio, di tradizioni di una stirpe. La nazione è anche questo per Mazzini, certamente la nazione ha una componente, una concezione naturalistica, è un fattore costitutivo della nazione questo elemento, ma aggiunge che accanto a questa questo fattore c'è anche un'altra grande tradizione, cioè la tradizione volontaristica, quella poi che sarà definita appunto la concezione per cui la nazione è un prescritto di tutti i giorni. E Mazzini aggiunge che la nazione c'è un tratto naturalistico, ma anche un tratto volontaristico, perché è una intenzione di stare insieme, è la volontà di stare insieme espressa da coloro che vivono in uno stesso territorio. Ma qui l'aspetto credo interessante, Mazzini aggiunge, ma la nazionalità non è solo questo, dice, non è dove aver appunto descritto la tradizione naturalistica, la tradizione volontaristica, aggiunge, la nazione non è solo questo. E che cos'è ancora? Aggiunge, la nazionalità è altra cosa ancora. La nazionalità è la parte che Dio assegna ad un popolo nel travaglio della umanità. È la sua missione del popolo, è il suo compito sulla terra perché il pensiero di Dio possa realizzarsi nel mondo. La nazione come pensiero di Dio che si realizza nel mondo. È il battesimo che gli conferisce un carattere e gli assegna il suo regno tra i popoli, i suoi fratelli. Ecco, mi pare che appunto in questi articoli in cui si del Mazzini fonda la sua visione della nazione, emerga in maniera molto chiara che nella sua concezione la nazionalità, la nazione, ha anche una radice trascendente. È una forma con cui la trascendenza si realizza nella storia e il linguaggio a cui ricorre appunto è il linguaggio del cristianesimo, perché è il linguaggio che ha a disposizione, è il linguaggio che gli consente di dare effettivamente corpo a questa sua concezione. Ecco, naturalmente il dire che di Mazzini la religione non è strumentale alla formazione della nazione, ma costituisce qualcosa che appartiene alla struttura intima costitutiva della nazione stessa, è il pensiero di Dio che gli uomini realizzano nella storia. Il dire questo naturalmente non vuol dire che Mazzini pensi la stessa cosa anche del cattolicesimo e in particolare della sua organizzazione istituzionale, e cioè della Chiesa. Ecco, anche qua adesso non ho il tempo, non abbiamo tempo per approfondire questo argomento, ma c'è appunto tutta una serie di interventi che Mazzini indirizza al clero italiano. All'indomani della enciclica con cui Gregorio XVI condannava la Menè, Mazzini scrive una lettera indirizzandola ai preti italiani all'indomani della Nostri Senodiscum, cioè dell'enciclica con cui Pio IX dava il suo giudizio fortemente negativo non solo sul processo unità italiano, ma sul 48 europeo, in cui Pio IX formulava una valutazione complessiva di ciò che accadeva nel 48 europeo. Di nuovo Mazzini scrive una lettera ai preti italiani
in tutti questi interventi l'obiettivo di Mazzini è di invitare il clero ad una riforma, a fare una riforma della, della Chiesa. E qui certamente l'aspetto, come dire, strumentale di ricerca di alleati è abbastanza evidente. E Mazzini cerca il clero degli alleati, suggerisce infatti la tesi che solamente attraverso la riforma della, della, della Chiesa essi potranno pensare di poter sopravvivere nel mondo che sta avendo. E questo appunto è un modo con cui Mazzini cerca di raccogliere delle adesioni al suo progetto. Ma per appunto che questo sia un aspetto strumentale, cioè la ricerca di un'alleanza con la Chiesa, in particolare con il clero, lo dimostra il mutamento di atteggiamento che ha nel 1861, dopo l'Unità Nazionale. Dopo l'Unità Nazionale non c'è più nessun appello al clero italiano per cercare appunto di fare un alleato nel processo di unificazione nazionale. Anzi, Mazzini diventa un voce critico della politica che assume la destra, che è al potere, la destra liberale, proprio perché ritiene che la politica ecclesiastica della destra liberale sia una politica insufficientemente giurisdizionalistica, nel senso che Mazzini non solo richiede appunto un regalismo più spinto negli interventi sulle corporazioni religiose, negli interventi sul clero e sulla Chiesa italiana, quanto la destra non stia facendo, ma chiede addirittura degli interventi interni alla struttura della Chiesa per modificarla radicalmente. E come vedete appunto, una volta raggiunto l'obiettivo dell'unità, il clero non è più un alleato appetibile e dunque la prospettiva cambia. Ma appunto il cambiare il rapporto con il clero, che è naturalmente appunto legato alla raggiungimento di determinati obiettivi politici, non significa mutare invece l'atteggiamento verso la religione, che resta un atteggiamento privo di ogni richiamo di carattere strumentale. La religione della patria è qualcosa che appartiene alla Costituzione stessa della nazione. L'altra questione che volevo cercare di affrontare con voi, che parte appunto dal testo di Liberatore, riguarda al problema se la visione che il gesuita propone traduce complessivamente la religione della patria di Mazzini, oppure è una visione che è in qualche modo ridotta, parziale, inadeguata, insufficiente. Credo che per risolvere questa questione possiamo partire dal testo più celebre di Mazzini, che cioè il libro dei doveri dell'uomo, che come voi sapete appare nel 1860 per avere poi una tradizione editoriale che ne fa uno dei libri più diffusi nel nostro paese, fino a diventare, seppure con qualche purga, uno dei testi che vengono diffusi nelle scuole italiane. Ora, in questo testo, fin dalle battute iniziali, appare abbastanza chiaramente una presa di posizione di Mazzini che ci aiuta appunto ad affrontare la domanda che ho cercato di porre. È un giudizio che forma Mazzini sulla Rivoluzione francese e sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo come ordinamento, come organizzazione giuridica della società che è scaturita dalla Rivoluzione. La dichiarazione dei diritti in seguito alla Rivoluzione francese ha fatto sì che l'ordinamento della vita pubblica sia basato sul riconoscimento di una sfera di libertà, di autonomia per i singoli. Aggiunge Mazzini che nel momento in cui la Rivoluzione francese appunto procedeva al riconoscimento di questa sfera di libertà, la condizione materiale, economica della popolazione non era migliorata.
forse vale la pena ricordare che il sottotitolo, non sempre ricordato, del libro dei doveri dell'uomo è agli operai italiani, viene indirizzato agli operai italiani. Quindi Mazzini è molto presente appunto questo problema della condizione, appunto condizione economica, di una condizione economica disagiata. Mette in parallelo questi due fenomeni, se volete, la liberazione politica che non si accompagna ad una liberazione economica. Perché, dice Mazzini, è successo questo fenomeno? Perché appunto si è sviluppata la produzione e il commercio in un quadro di riconoscimento dei diritti di libertà, ma le condizioni di povertà sono rimaste le stesse. E cito appunto una frase che mi sembra significativa. Dice Mazzini: ciascun uomo, dopo la rivoluzione francese, prese cura dei propri diritti e del miglioramento della propria condizione senza cercare di provvedere ad altrui. Questa sfera di autonomia di ciascuno, appunto, aveva fatto sì che gli uomini guardassero al loro interesse, guardassero a se stessi, si considerassero in qualche modo come delle monadi separate dal resto della cittadinanza. E aggiunge appunto a Mazzini: in questa situazione si poteva chiedere ad un cittadino, in nome della patria, una qualche forma di solidarietà nei confronti degli altri per migliorare la condizione. Cioè, il richiamo alla nazione era un richiamo sufficiente per indurre solidarietà sociale? La risposta di Mazzini è nettamente negativa. Dice: cos'è la patria per l'opinione della quale io parlo, cioè l'opinione di coloro i quali prendono cura dei propri diritti e del miglioramento della propria condizione senza cercare di provvedere ad altrui? Cos'è la patria per l'opinione della quale io parlo, se non quel luogo in cui i nostri diritti individuali sono più sicuri? E l'appello alla patria è insufficiente a garantire la condizione della modernità politica, cioè uno Stato basato su diritti individuali, è insufficiente a garantire una socialità, il mantenimento dei rapporti di fraternità. E Mazzini sviluppa ulteriormente questo tema, cioè se l'appello alla patria non è insufficiente, che cosa succederà nel caso di un conflitto? Ad esempio di un conflitto sociale, di un conflitto di classe, ad esempio di un conflitto sulla retribuzione del lavoro. Chi decide nel caso di un conflitto tra operai e padroni, in caso appunto di una contraddizione, di un contrasto? Come convincere che i diritti degli uni sono subordinati a quelli degli altri? Dopo la rivoluzione francese, secondo Mazzini, non è possibile. Non è possibile giungere ad una composizione degli interessi, perché ciascuno pensa ai suoi interessi. E ancora, guardate, giunge ancora più in profondità, sviluppa questo tipo di argomento. Se un cittadino, mette in questione addirittura il patto sociale, se un cittadino rompe il patto sociale, reclamando che ha il diritto di sviluppare contro tutti le sue idee, possono anche essere idee antisociali, con quale diritto, dice Mazzini, con quale diritto la maggioranza può costringerlo o imporgli di obbedire a leggi che non si accordano con i suoi desideri? Sono frasi molto significative, questo, cioè perché pongono in questione il fondamento stesso del patto sociale che costituisce una società. È possibile in una situazione atomistica come quella che nasce dalla rivoluzione francese imporre ad un individuo di non rompere le convenzioni che la maggioranza si è data? La risposta di Mazzini è negativa. Nel caso del conflitto del lavoro, nel caso persino di rottura del patto sociale, persino appunto facendo appello al tema della patria, non è possibile convincere alla socialità gli individui dopo però appunto l'ordinamento della rivoluzione francese. Ma per Mazzini c'è una risposta a questo problema, e
La risposta c'è stata nella necessità di individuare un supremo principio regolatore in grado di ordinare una vita associata che, dopo la modernità politica, è basata sul riconoscimento delle sfere di autonomia dei singoli, è basata sul riconoscimento dei diritti individuali. Una società che la modernità politica ha reso atomistica e conflittuale ha bisogno di un supremo principio regolatore. E qual è questo principio regolatore? Lo scrive in questo modo: bisogna convincere gli uomini che essi, figli tutti di un solo Dio, hanno ad essere qui in terra esecutori di una sola legge, che ognuno d'essi deve vivere non per sé ma per gli altri, che lo scopo della loro vita non è quello di essere più o meno felici, ma di rendere se stessi e gli altri migliori, che combattere l'ingiustizia e l'errore a beneficio dei loro fratelli e dovunque si trova è non solamente un diritto ma un dovere da non negliggersi, senza colpa, dovere di tutta la vita. Quindi non i diritti ma i doveri. Ma perché appunto la comunità possa essere basata sui doveri, occorre per appunto dare un fondamento trascendente. Solo una religione, un supremo principio, solo l'appello a Dio è in grado di far sì che la convivenza sociale possa fare riferimento a quel principio di fratellanza, a quel principio di giustizia, a quel principio di continuo miglioramento che secondo Mazzini doveva costituire il cemento, il legame tra gli individui. Non è un caso per l'appunto che se fa parte di un'analisi linguistica dei doveri dell'uomo, la parola democrazia non ricorre neanche una volta. La parola che ricorre di più è Dio. 207 volte. È abbastanza significativo, credo, che questo sia il tema cruciale di questa opera. Mazzini faceva anche una riflessione storica piuttosto interessante che merita di essere raccontata, cioè che la dichiarazione dei diritti dell'uomo, così come la rivoluzione francese aveva proposto e così come il liberalismo la recepiva, era l'esito di un lungo processo che era cominciato con la discesa di Cristo in terra. Cioè Mazzini vedeva nella dichiarazione del 1789 l'esito storico del cristianesimo, e proprio per questo occorreva una nuova religione che per appunto recepisse idee di giustizia, di solidarietà, di fratellanza degli uomini. Ora è impegnato appunto sul tema dei doveri. Ora è abbastanza curioso, Mazzini con ogni probabilità non lo sapeva, ma che nel dibattito che si era svolto all'Assemblea Nazionale Costituente sulla dichiarazione del 1789, una delle forme di opposizione che era stata condotta dagli ecclesiastici deputati all'Assemblea era proprio nel dire che accanto alla dichiarazione di diritti occorre una dichiarazione di doveri. E questo tema dei doveri costituisce uno dei temi, anche questo appunto Mazzini non lo poteva supporre, costituisce una delle grandi correnti critiche che la religione cattolica, la Chiesa cattolica in particolare, ha condotto nei confronti di tutte le carte fondamentali di proclamazione universale dei diritti dell'uomo. È abbastanza curioso per l'appunto che mentre Mazzini vedeva l'esaurimento del cattolicesimo nella dichiarazione, in realtà il cattolicesimo si trovava piuttosto vicino alle sue posizioni nel rivendicare accanto a dei diritti, dei doveri come elemento organizzativo e costitutivo della società. E credo che appunto questa osservazione ci possa condurre ad una prima considerazione di carattere conclusivo, una piccola osservazione di carattere conclusivo che investe il piano storiografico. Cioè a me pare che proprio qui, in questo elemento che ho cercato adesso di illustrare, si trova una spiegazione delle ragioni per cui
il dibattito sulla costruzione della nazione ha insistito molto sul carattere naturalistico o volontaristico e ha trascurato invece quest'altro aspetto, quest'altro elemento della nazione, la dimensione religiosa, che invece negli attori che nei protagonisti del Risorgimento è piuttosto importante e costitutiva dell'idea stessa di nazione. Appunto, si è dibattuto se l'idea di nazione fosse volontaristica o naturalistica, si è trascurato che la componente religiosa è una componente fondamentale di questo dibattito, e credo che abbiamo così capito un po', almeno una delle ragioni per cui si è trascurato questo dibattito, perché mettere in rilievo questa dimensione, mettere in rilievo la religione della patria, che è così presente, significava anche trovare magari convergenze, consonanze tra correnti che gli esiti invece del Risorgimento avevano cristallizzato come portatori di prospettive antiteliche. Certo, era stata una contrapposizione, Liberatore e Mazzini sono evidentemente contrapposti, ecco, ma questa contrapposizione perché era così forte? Perché era così entrata in termini, se volete, così radicali? Ma perché aveva sullo stesso terreno, avveniva appunto sul terreno della religione. Il problema era lo scontro tra diverse religioni della patria, e proprio perché appunto era lo scontro tra diverse religioni della patria l'idea di una contrapposizione era così forte, proprio per questo si è così avuto tanta difficoltà a riconoscere che ci si muoveva in realtà su un terreno che era non certamente coincidente, ma era largamente comune. E accanto a questa piccola riflessione storiografica vorrei fare anche un'altra riflessione di carattere direi più generale, forse più legato all'attualità rispetto alle cose che vi ho detto. Forse avete sentito che l'ultimo libro di Martha Nussbaum, cioè uno dei filosofi politici più noti, come appunto colei che più di ogni altro cerca di dare un'adeguata legittimazione al sistema democratico nell'età della globalizzazione, appunto uno degli ultimi libri di Martha Nussbaum dedicato al tema delle emozioni e dei sentimenti in politica ha un ampio riferimento a Mazzini. È un libro in cui Mazzini viene molto spesso citato, e viene citato molto positivamente. Perché c'è questa positiva citazione di Mazzini? Perché secondo la Nussbaum, Mazzini indica in modo esemplare che il sentimento nazionale, il concreto appello ad una patria, effettivamente esistente, una patria in cui ci si sente incardinati, appello al sentimento nazionale, e nell'età del capitalismo e della democrazia uno dei pochi modi con cui gli uomini possono superare la spinta intrinseca all'avidità, all'egoismo, all'individualismo, e possono dunque operare all'interno appunto del sistema capitalistico e democratico che così facilmente spinge verso l'atomismo individualistico e la rottura dei legami sociali. È una delle poche vie con cui si può pensare di mantenere il collante della socialità. Il sentimento nazionale è una di quelle emozioni che per appunto favoriscono in questo mondo in cui il sistema tende al frazionamento e alla rottura, favoriscono appunto la socializzazione. Ora, io credo che naturalmente non può non farci piacere il fatto che uno dei filosofi politici che l'hanno per la maggiore, i cui libri sono letti ormai da milioni e milioni di persone in tutto il mondo, non può non farci piacere appunto che ci sia una scoperta di Mazzini, che è di un pensatore italiano che viene proposto appunto come un modello di riferimento per la società della globalizzazione. E non credo che lo Spaun compia una falsificazione, cioè
in effetti i Mazzini è ben presente il tema che la società democratica, difficilmente può chiedere ai suoi membri il perseguimento di obiettivi che implicano il sacrificio di interessi individuali. Per cui, per l'appunto, questo richiamo dello Stato non è certo un richiamo privo di effettivo fondamento nel testo Mazzini. I doveri dell'uomo costituiscono certamente l'idea che la società democratica ha bisogno di qualche cosa d'altro, secondo Mazzini, per poter spingere coloro che vivono al suo interno a vivere per gli altri, a non vivere solamente per sé. In particolare il tema del sacrificio è presente tanto in Mazzini come nella Nussbaum. E tuttavia, appunto, detto questo, credo che non possiamo dire, come fa Nussbaum, che la risposta che dà Mazzini a questo problema è una risposta che è radicata nella religione della patria. Credo che i brani di Torghetto siano brani abbastanza evidenti. Per Mazzini è possibile che in una società democratica si viva per gli altri solamente se ciascuno viene educato a pensare nei termini di un dovere che si fonda sulla trascendenza, che si fonda sul richiamo al religioso. Solamente se c'è una religione per la patria si può fare appello alla patria per sacrificarsi per essa. E quindi è un tema vero, questo è un tema reale, ma questo tema viene eluso da Nussbaum. La Nussbaum non fa in nessun modo e mai il riferimento al fatto che la legittimazione ultima che Mazzini dà della sua tesi sta appunto in un richiamo al religioso. E è solamente appunto una fondazione religiosa della convivenza civile può spingere il consorzio umano all'esercizio dei doveri. Ecco, e io credo che qui ci si possa porre una domanda, ed è appunto la domanda con cui vorrei concludere questo mio discorso, ed è la domanda se noi oggi, in una situazione come quella attuale, in cui non possiamo dimenticare che vi è una forte avanzata dei fondamentalismi religiosi, credo che noi non ci possiamo permettere di affermare che il raggiungimento dell'interesse generale all'interno di una comunità politica riposa e non può non riposare su di una norma eteronoma, su di una norma cioè che è fondata nella solidizzazione del trascendente della nazione, anziché sul riconoscere che i membri di una comunità politica hanno la possibilità di fare una autonoma e laica scelta di civismo a favore di coloro che vivono assieme a loro senza avere bisogno di un richiamo per il loro comportamento alla trascendenza di una religione secolare della patria. Grazie, io mi fermo qui. Grazie molte. Come è costume appunto in queste nostre riunioni, se ci sono delle domande, delle osservazioni, ben volentieri cerco di rispondere. Quello è il mio fratello. Allora, la nostra vita.
cerchia di studio, no? A parte la forma che diventerà un teatro, attraverso il tempo, una volta fin da qui si possono arrivare presidenti, concezioni. No? E quindi questa carenza delle imprese è un caso, forse ho capito male io, non so, perché l'ho avvertita spesso proprio poi in Toscana, che sono molto positivo, ma la scoprirì mi sta parlando che anche un po' Parigi, e la scoprirì mi pare sia un tipo di territorialità, per la politica, politica, insomma, si trova in un mondo, quindi, insieme, perché ecco, ci siano delle idee, degli spunti, per cui l'idea di nazione si potrebbe forse criticare un pochettino di parte, in parte. Sì, io non, certamente non avevo la mia intenzione dare una definizione della nazione, la mia intenzione è di fare un discorso puramente storico, cioè il modo in cui è stata percepita la nazione nel corso del processo di unificazione nazionale. Nel corso del processo di unificazione nazionale la tesi che ho cercato di argomentare è che il tema della religione della patria è un tema sentito, è un tema forte, è un tema diffuso, è un tema che attraversa vari campi culturali che vengono tradizionalmente pensati come campi contrapposti e che certamente hanno diverse religioni della patria, ma che tuttavia si incontrano sul fatto che la patria, che la nazione, è un dato fondamentalmente, essenzialmente religioso, che la religione è un elemento costitutivo della nazione. Questo è un dato storico, le cose sono date così, che questo sia un bene e sia un male non è il compito degli studiosi di storia giudicare, lo studioso di storia non è un giudice, non si preoccupa di dire se le cose sono andate bene o sono andate male, il suo compito, se ci riesce, e quando ci riesce non è sempre facile, è quello di dire come sono andate le cose. Ho cercato di raccontare come sono andate le cose. Che questo sia stato un bene, che sia stato un male, appartiene a un altro, se sia stato insufficiente, inadeguato, appartiene a un'altra sfera di valutazione, di giudizi, che non è il giudizio e la valutazione dello storico. Prego. Mi metto qui per le... Sì, sì, prego. Primo, questo tema del fondamento religioso della patria, del risorgimento, eccetera, entra anche nel mondo retorico. Cioè, se pensiamo agli elementi di Silvio Pellico, ad alcuni odici di Manzoni, Gioberti che lo trasformati diciamo, sul piano istituzionale, sì. Quindi è un tema comune del risorgimento, almeno per i cattolici liberali. E poi non ricevuto dalla Chiesa per varie ragioni, lì si scontra la dimensione diciamo internazionale della Chiesa, però è il nodo del 48-49, per la contrapposizione tra una dimensione universale e una dimensione statuale circoscritta. Quindi però è presente come un filone anche, mi sembra, all'interno del cattolicesimo liberale soprattutto. Ecco, una domanda è questa. Quando riemerge ai primi del Novecento, intorno al 1910, il binomio patria religione e patria, vivo per esempio anche nel Cardinal Maffi, è un prolungamento oppure un'altra cosa? La religione del binomio, l'incivilimento si fonda sul rapporto tra religione e patria, e così vivo nella prima guerra mondiale, almeno in un filone cattolico. Non certamente nel filone del Papa Benedetto XV, però negli episcopati
nazionali, adesso anche scopati italiani, per alcuni esponenti, questo tema mi sembra che ricordi ancora. Terza piccola osservazione, noi ormai nell'impegno politico abbiamo assunto lo schema della laicità, però non è detto che la laicità non possa avere delle motivazioni anche religiose, cioè chi parte da un'esperienza religiosa può approdare sulla base di un problema religioso, di motivazione religiosa, anche una pratica di laicità. Questo poi da altri problemi sulla laicità si incontrano anche altri filoni, però non è da escludere anche un filone religioso che non si manifesta con una terminologia religiosa, che non prende però una motivazione trascendente nell'impegno politico, mi sembra che possa essere presente. Grazie. Comincio la seconda domanda perché mi pare particolarmente interessante e credo di poter dare una risposta abbastanza chiara, cioè il gruppo dei cattolici, questo forse espone anche al prima, cioè il gruppo dei cattolici che possiamo definire intransigenti, che è esemplato in altro gesuita, collaboratore di della città cattolica, cioè la Parenti d'Azeglio, anche questo gruppo elabora un tema, il tema della nazione cattolica, cioè il fatto appunto che l'Italia può giungere a una unificazione nazionale, si può giungere a uno Stato unitario, non è necessario mantenere un paese politicamente diviso, a condizione che si raggiunga questa unità sotto gli auspici di quella eticità e di quella giustizia di cui il papato è depositario, di cui non è papato è depositario. Dunque il tema della nazione cattolica appunto è presente nel mondo cattolico ottocentesco, non solo nella componente cattolico liberale, appunto Manzoni, per quale l'unità di religione è un elemento costitutivo della nazione, ma per appunto anche la componente intransigente accetta l'idea di una nazione italiana unita a condizione che sia per appunto cattolica, cioè le cui regole di comportamento siano in ultima analisi dettate dal Papa. Ma proprio l'esempio di Tabarelli mi è utile per cercare di rispondere alla seconda domanda, perché Tabarelli appunto, così come ritiene che sia possibile una nazione unitaria, uno Stato nazionale italiano unitario di tipo cattolico, ritiene invece di dover condannare il nazionalismo, cioè l'idolatria della nazione. E il Papa che detta le regole per poter organizzare la convivenza sociale non è il bene della nazione il supremo criterio che definisce le norme della vita collettiva. Tabarelli definisce appunto questa idolatria della nazione come nazionalismo. Dunque, la nazione cattolica dell'Ottocento è possibile a condizione che non divenga nazionalismo. Nel corso della Prima Guerra Mondiale lo spostamento di ottica è determinato dal fatto che la cultura cattolica e per presto anche il papato assumerà un diverso tipo di posizione, e cioè distinguerà tra un nazionalismo lecito e un nazionalismo illecito. Il percorso compiuto dalla cultura cattolica dalla metà dell'Ottocento alla Prima Guerra Mondiale sta nel passaggio dal rifiuto del nazionalismo in quanto idolatria della nazione all'accettazione di un nazionalismo lecito. Ed è un passaggio, credo, potente, è un dato significativo.
il fatto che appunto che all'età dell'Ottocento si ritenga il nazionalismo qualcosa che è idolatrico, al fatto che nella prima guerra mondiale un nazionalismo è possibile, esiste un nazionalismo buono, e questo è davvero indicativo degli spostamenti che sono intervenuti. Potremmo anche cercare di approfondire questo, perché tutto questo è accaduto, perché naturalmente nell'età dei nazionalismi il nazionalismo viene considerato come una via politica attraverso la quale i cattolici possono entrare all'interno dello Stato liberale. La gestione del nazionalismo, ci si illude, credo che sia stata una profonda illusione, ci si illude che si possa utilizzare il nazionalismo, distinguendo appunto tra nazionalismo lecito e nazionalismo illecito, perché esiste una forma di nazionalismo che si può cavalcare per giungere, integrarsi all'interno dello Stato. È un percorso che ho cercato di sintetizzare molto rapidamente, ma questo fatto, cioè il fatto che una parola come la parola nazionalismo, che è stata a lungo rifiutata dalla cultura cattolica, venga tra la guerra di Libia, la prima guerra mondiale, una parola accettata nel vocabolario politico cattolico, è davvero significativo, mi pare indicativo della trasformazione che è intervenuta. Non c'è alcun dubbio che si può giungere alla laicità attraverso motivazioni religiose, mi pare appunto che ci siano interpretazioni della città che vedono la distinzione tra temporale e spirituale portata dal cristianesimo come la via attraverso la quale la città si è potuta affermare. Mi pare che non ci sia alcun dubbio su questo, che per appunto ci possono essere motivazioni religiose alla città. Mi pare anche che non si possa in qualche modo affermare un principio di laicità se si ritiene che la comunità politica non possa autofondarsi, cioè la nozione di laicità e la autolegittimazione della comunità politica mi pare che siano strettamente connesse. Poi naturalmente la pratica della laicità può avere le più varie motivazioni e le più varie ragioni. Prego, sono due persone. Lasciamo il più giovane di me. Ma io volevo solo chiedere una cosa personale molto semplice. Mi è stato molto interessante questo discorso sul nazionalismo lecito e ammissibile per la Chiesa Cattolica, che mi ricorda molto quando il laicismo diventa laicità ed è ammissibile per la Chiesa Cattolica. Io invece volevo semplicemente una questione banale, cioè Mazzini trasferiva questa visione religiosa come fondamento per la giustificazione della presenza della nazione solo sul piano politico, perché poi lui fondamentalmente non era credente, no? Immagino, quindi come risolveva la contraddizione tra la necessità di avere una giustificazione politica e poi quello che è la sua vita personale a questa linea del tempo. Io quando sono stato alla Domus Mazziniana, quando c'erano i 150 anni dell'Unità d'Italia, andando nell'ultima sala lì sotto, non so se c'è il tizio della Domus Mazziniana, c'era un'ultima lettera di Mazzini in cui lui sosteneva che aveva fatto un uso strumentale del concetto di religione per giustificare, perché era bisogno di un principio al di fuori dell'ordinamento politico, per giustificare proprio l'idea della nazione. Non è un po' in contraddizione con quello che si detto stasera? Dunque, allora, primo punto, ovviamente non c'è bisogno di una credenza ascendente per credere in una religione politica. La religione politica è per sua natura una religione secolare, una religione immanente, è una religione appunto fatta
certamente di miti, riti, simboli, culti, ma hanno per appunto come concetto la nazione, non hanno un altro, come, non hanno Dio cristiano, ecco, come tipo di oggetto. Per cui appunto ovviamente non c'è dubbio che Mazzini non avesse una personale visione religiosa, se per personale visione religiosa intendiamo quella che si lega al cristianesimo. Che Mazzini credesse ad una religione politica, appunto credesse che la nazione costituisce la realizzazione in terra di un pensiero divino, credo che questo costituisca un elemento che nei suoi testi è continuo dal testo del 1835 che vi ho letto fino al testo dei Doveri dell'uomo. E sulla questione della fondamentalità ovviamente io distinguerei, cioè è indubbio che Mazzini pensa di strumentalizzare la Chiesa, non c'è alcun dubbio, i suoi ripetuti appelli al clero sono funzionali alla ricerca di alleati politici e dunque è un tentativo di strumentalizzare la Chiesa, ma la strumentalizzazione della Chiesa non è la strumentalizzazione della religione per l'appunto, perché la religione mi pare costituisca la religione Chiesa come religione politica, appunto come religione secolare, come religione che è la religione della nazione, che è il culto della patria. Questo mi pare che sia un dato continuo che percorre, formulato se volete in vari modi. Ci sono grossi problemi naturalmente nei testi mazziniani, perché come sapete Mazzini interviene sui suoi testi, li rielabora, dunque collegare un testo ad un determinato momento non è sempre facile. Noi abbiamo appunto edizioni di testi che sono molto spesso testi rielaborati da Mazzini in funzione delle esigenze del momento in cui li rielabora, per cui il testo, che cosa c'è scritto effettivamente nel testo originale è difficile da dire, così come il suo linguaggio è tutt'altro che un linguaggio come dire, che si sforza di essere il più possibile oggettivo, è un linguaggio che vuole essere emozionale. Un linguaggio che vuole sollecitare all'azione, non è un linguaggio di chi vuole afferrare e proporre oggettivamente la realtà. Dunque, questo linguaggio è un linguaggio certamente difficile e complesso, in cui ci sono problemi storici e problemi filologici. Ma detto questo, ecco, mi pare che sia troppo continuo il tema della religione della patria, dell'idea che senza un richiamo al trascendente, ad un trascendente che non è certo il trascendente cristiano, ma ciò non implica che non sia un trascendente, che senza richiamo al trascendente sia possibile giungere non solo all'unificazione nazionale, ma a far sì che l'unità nello Stato nazionale rappresenti ciò che dovrebbe rappresentare nella visione mazziniana come spinta al raggiungimento di forme più elevate di civiltà. Non c'è in Mazzini, mi pare che non ci sia appunto, non ci sia mai in Mazzini, perlomeno dagli anni 30 fino al momento della morte, non ci sia mai una rinuncia all'idea che è il religioso, un religioso secolare, un religioso politico, un religioso mondano, appunto una religione della politica. Se non c'è questa religione della politica si spegne la possibilità stessa del progresso. E questo mi pare, quel progresso di cui la costruzione degli stati nazionali, in particolare dell'unità italiana, sono un elemento per Mazzini irrinunciabile. Ecco, dunque io distinguerei appunto in questi due aspetti, cioè l'aspetto del cristianesimo, della visione di una religione cristiana, da una religione politica che è quella mazziniana. Cosa. Lei ha accennato a proposito della comunità, a riforme interne alla Chiesa stessa che Mazzini richiedeva, ma una persona, un religioso mondano come Mazzini, che riforme interne alla Chiesa sta un'istituzione come la Chiesa poteva produrre? Beh, dunque, innanzitutto,
sono riforme che riguardano sia la struttura, come dire, materiale, economica, cioè secolarizzazione completa dei beni, ad esempio dei beni ecclesiastici, ma che riguardano anche l'assetto istituzionale, cioè fine del papato sostanzialmente, questi interventi che riguardano anche la gerarchia, gli assetti interni. Ci sono appunto alcuni testi che sono intessuti di brani biblici di cui Mazzini si serve proprio per scardinare quell'assetto di tipo gerarchico che viene ritenuto appunto un elemento ormai superato dalla storia. Per Mazzini non è irrilevante il fatto che la destra storica, che la destra liberale faccia una politica che giudica insufficiente, inadeguata di intervento giurisdizionalistico, perché in questo modo consente la sopravvivenza di un'istituzione che è di ostacolo alla diffusione della religione della patria. E questa fondamentalmente è la ragione che lo spinge a chiedere una più incisiva azione di intervento sulla Chiesa, perché la sopravvivenza, la sussistenza della Chiesa costituisce un elemento che riduce l'impatto e la diffusione della religione della patria. Prego. Questa domanda. Durante il Risorgimento noi vediamo la partecipazione di tanti con appello a diverse religioni positive. Si ha l'impressione di un grande apporto, soltanto per dire Corfù che si attiva per i matrimoni misti, per dire, di varie religioni, insomma. Una volta però arrivati al momento dell'Unità d'Italia, si ha come un imbuto e viene fuori lo statuto con la religione di Stato. Lo stesso Bettino dei Casoli dà l'impressione di essere molto più aperto alla religione protestante in particolare, prima che non dopo l'Unità. Mazzini come interloquisce con questo aspetto della religione di Stato? Sì, naturalmente è contrario, appunto una delle critiche che rivolge alla politica ecclesiastica della destra è il fatto appunto che estendendo lo statuto prevede la religione di Stato, anche se come sappiamo l'applicazione pratica dello statuto è un'applicazione che tende a mantenere un'uguaglianza giuridica dei culti. Il riconoscimento di una religione di Stato nello Statuto Albertino si accompagna ad una legislazione positiva che è una legislazione che evita di riservare forme di privilegio o di privilegio troppo evidente ai cittadini di religione cattolica. Lo Stato liberale da questo punto di vista è uno Stato molto attento a garantire la uguaglianza giuridica dei cittadini indipendentemente dalla loro confessione religiosa. Quello che appunto Mazzini non accetta nello Stato liberale è il fatto che lo Stato liberale non muova in maniera decisa all'assalto di questa struttura, di questa istituzione e cerchi invece delle forme di compromesso, delle forme di convivenza con l'istituzione ecclesiastica. D'altra parte appunto qui è difficile pensare che la destra liberale non potesse non fare un calcolo politico, e cioè il calcolo politico che la propaganda cattolica, per cui il paese reale era un paese che non era politicamente rappresentato, che il paese legale era un paese che trascurava la volontà, gli interessi, il consenso della maggioranza dei cittadini,
non era un fatto privo di fondamento. C'è uno scontro reale, uno scontro affettivo nella distinzione tra paese legale e paese reale. Il fatto appunto che la politica della destra tenesse conto di questo fatto per i risvolti interni e per i risvolti internazionali. Insomma, lo Stato italiano nasce come uno Stato debole, come uno Stato gracile, come uno Stato che non sa se è in grado di sopravvivere e con forze interne e forze esterne che cercano per l'appunto di metterne in questione la sopravvivenza. Ora appunto la politica della destra liberale riesce a far sì che questo Stato così gracile, così debole, così poco consenso regga, resista, riesca con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue crisi, riesca non solo come dire, a funzionare, ma ad avviare un processo di modernizzazione del paese. Ecco, io credo che appunto sia difficile non riconoscere il fatto che l'unificazione italiana è una unificazione che avvia la modernizzazione del paese, avvia la omogenizzazione delle strutture, delle condizioni di questo paese agli stati europei. Ecco, certamente appunto per far questo occorrono tutta una serie di mediazioni politiche e una delle mediazioni politiche è per appunto quella di tener conto che questo Stato è stato costruito contro la volontà della Chiesa Cattolica, che per lungo tempo la Chiesa Cattolica costituisce una minaccia alla sua sopravvivenza. Comunque, un po' di mediazioni occorrono, sono mediazioni che Mazzini non accettava proprio perché, a suo avviso, lo Stato italiano doveva giocare un altro ruolo che era quello di essere faro di un nuovo tipo di civiltà, di cui la religione della patria era una componente fondamentale. Posso dire? Sì. Il faro è illuminato dalla Costituzione della Repubblica Romana, dove nell'articolo 7 le religioni c'è una condizione di maggiore gracilità, se si vuole. Grazie. Assolutamente sì, è ovvio che il faro ci dovrà essere l'assoluta praticazione delle religioni, certo. Grazie. Va bene, allora io vi ringrazio di questa presentazione e spero appunto che abbiamo altri appuntamenti di incontri organizzati dalla Domus. Grazie. Buona serata.